successo qualcosa e dentro di sé ha pensato forse non ce la facciamo uscirne, se c'è stato questo giorno. Ma diciamo che uno dei passaggi più significativi è quando abbiamo dovuto per la prima volta disporre la zona rossa nei comuni dell'Odigiano, 10 comuni, pensate, 45.000 abitanti cinturati, forze dell'ordine in tutte le uscite, dalla sera al mattino si sono ritrovati isolati, che non potevano più circolare. Allo stesso modo la cintura rossa, la zona rossa ha riguardato il comune di Vo' Euganeo. Non era mai stata disposta dal dopoguerra ad oggi, solo a cinturazioni di questo tipo. Democratico, io sono un giurista, per un giurista che si è nutrito di valori costituzionali, democratici, disporre una limitazione così stringente per 50.000 persone, pensare di mandare dei camion, delle forze di polizia a controllare i varchi è stato un passaggio veramente molto impegnativo. Quel Consiglio dei Ministri è una decisione che abbiamo preso subito, in poche ore, dopo meno di 40 ore da quando abbiamo visto, valutato che era scoppiato e c'era lì un focolaio, c'erano due focolai. Abbiamo valutato, è un Consiglio dei Ministri che abbiamo tenuto in protezione civile, è durato 4 ore. Ovviamente ho invitato tutti i ministri e tutti insieme abbiamo valutato tutte le implicazioni, i pro e i contro. È stato già un passaggio molto drammatico. E poi iniziare a vedere la lista dei decessi. Quella sì, quando ho dovuto confrontarmi con i primi decessi, lì abbiamo toccato con mano una ferita che abbiamo compreso, ho compreso che una ferita che si sarebbe aperta sempre più.